sono le novità che proponete quest'anno al Salone del Mobile? Quest'anno il CAMI presenta una nuova lavorazione dell'alluminio, molto simile alla dermoabrasione, tramite dei trattamenti in soda, nelle vasche, tipiche della galvanica, riusciamo ad ottenere questo tipo di effetto lavorato sulla grafica, quindi il disegno dell'architetto, del progettista o dell'artista viene applicato sulla lamiera d'alluminio. Dedica non soltanto il concetto di contenitore o comunque di tavolino, ma si esprime anche a livello grafico, lui o chi per esso. Quindi spesso e volentieri troviamo il disegno di un progettista abbinato a una decorazione di qualcun altro. Esempio classico, questo tavolino di Carlo Colombo con una decorazione di Prospero Rasulo. Nel nostro DNA abbiamo da 50 anni di storia l'alluminio, quindi di base usiamo esclusivamente questo tipo di materiale e lo coniughiamo, lo sposiamo con tanti altri, la pelle, il cuoio, le reti. Seduto origami. Leggera e resistente al tempo stesso, ha un design ricco e complesso, composto da numerosissime parti e sottoparti unite insieme nella bellezza di una struttura totale. Round, tavolino disegnato da Carlo Colombo, è composto da due ali che collegate ne accentuano l'aspetto dinamico, dove il rigore minimale è smorzato dal cerchio che lo disegna.